Estonia, Finland, France, Great Britain. Al nostro fianco, in uniforme storica, gli amici del gruppo carabinieri del comando provinciale di Sassari, la divisa, quella della scorta d'onore, saranno loro la scorta di questo atto finale dei mondiali. Hungary, Iran, Italy, Latvia, Lituania, Luxembourg, Mexico, Norway, Poland, Romania, Russia, Slovenia, San Marino, Swiss. Slovacchia, Sweden, Uruguay, United States of America. 29 nazioni, 240 arcieri, il mondiale dei record ne ha fatta di strada la specialità del 3D dalla edizione sperimentale del 2003 a Sully-sur-Loire in Francia, poi la prima vera edizione del mondiale a Genova nel 2005, 2007 a Sopron in Ungheria, il 2009 a Latina, il 2011 l'ultima edizione Donnersbach in Austria e quindi Sassari che ha segnato oggi le medaglie d'oro al termine davvero di giornate intense. Devo dire, gli organizzatori hanno agganci anche in alto perché il meteo è stato assolutamente amico in queste giornate, abbiamo chiuso in una cornice davvero fantastica. Eccole le bandiere delle nazioni che hanno onorato e colorato questa edizione numero 5 del Mondiale 3D. Third time in Italy for the 3D Archery World Championships after Genova, Latina, again in Italy with a competition in Sardinia. A seguire le bandiere delle nazioni vorrei che sul palco arrivasse anche il gruppo delle Fiamme Azzurre, gli amici che ci hanno scortato in queste giornate intense. Li facciamo salire sul palco, Ardingo? Ma certo, allora welcome to the group of the Blue Flame, probably in English. So the drivers and the people that worked for us from the Italian Corps. Venite ragazzi! Ci avete accompagnato a sirene spiegate in questi giorni, il grande segreto di una logistica di un grande evento come questo, spesso è fatto da pochi ma straordinari amici. Eccoli qua, il gruppo delle Fiamme Azzurre, un grazie di cuore va ovviamente anche al gruppo dell'aeronautica, sempre vicini al nostro mondo, quello del tiro con l'arco. And we met them, we had the chance to listen their songs on the opening ceremony, and we want to welcome again the core of Usini, the typical songs of from Sardinia, from them. Saranno la colonna sonora finale di questo evento, che è un evento mondiale ma ha radici italiane, radici sarde in questo caso, e allora ci hanno già accompagnato in occasione della cerimonia di apertura nella magnifica location del Porto Vecchio di Alghero. La chiusura è altrettanto affascinante nel parco di Battimanna, qui nel cuore di Sassari. Saranno ancora gli amici del coro di Usini. E intanto Giovanni Bonanni con la sua straordinaria squadra delle Fiamme Azzurre. Vorrei che suonassero le sirene, ma non si può, visto che dovrebbe farle suonare lui ed è qui sul palco. Grazie ragazzi, di cuore. E allora, a questo punto, mentre ci raggiunge il coro di Usini, vorrei che a cantare per primo fosse proprio colui che con una squadra straordinaria, affiatata, entusiasta, che ha messo grande impegno in questa edizione, così come negli eventi che l'hanno preceduta, dall'Europeo 2010 all'European Grand Prix ancora del 2006, ebbene ha portato a compimento questo mondiale. Il presidente del comitato organizzatore Paolo Poddighe. And now representing all the people that work for this competition, all the volunteers, the president of the organizing committee, Mr. Paolo Poddighe. Paolo, a te la parola, sono tanti ringraziamenti immagino da fare, abbiamo promesso che saremo sintetici, tocca a te aprire, sarà Mario Scarzella, vicepresidente della World Archery, a chiudere come da protocollo, è stata davvero un'edizione fantastica. Allora, intanto sarò breve perché sennò sono tante le premiazioni e tante le autorità che poi parleranno. Io ringrazio chi mi ha supportato e prima di tutto I will be short because you have a long trip to do to be back at home and we have many people today here, so I want to start saying thanks to tutti i volontari, all the volunteers,
tutto il gruppo che ha supportato le classifiche di Ianseo, che sono stati fino a tarda notte, stamattina no, quale sia mezza, e che hanno mandato in diretta su internet attraverso il satellite la città di Sassari, la città di Alghero, tutto il territorio, ma diciamo, come nel manifesto, la Sardegna, e questo è importante come messaggio. He said thank you to me and all our people that worked with us, the Ianseo group, for the results and the live streaming of the competition, the video pictures and everything else. Ringrazio la federazione che ha creduto in noi e che comunque ha ci ha supportato nel fare questo evento, nato con Gianfranco Ganao qua dietro, dove un giorno mi ha detto, il giorno degli europei, disse: facciamo un mondiale, cosa ci vuole fare un mondiale? L'abbiamo fatto, ci voleva un po', ma siamo riusciti a farlo. And a big thank is for the Italian Archery Federation that helped so much in realizing this event, and Mr. Ganao that first introduced this idea in the mind of Mr. Podige during the award ceremony of European Championship 3 years ago. Ringrazio la Regione Sardegna, la provincia, anche il Comune di Alghero che erano qua, nel quale abbiamo fatto una bellissima cerimonia d'apertura. Niente, ringrazio gli atleti e un applauso a loro perché i protagonisti sono stati loro. Thank to the region, the province, but most of all to the athletes, because they were the real protagonists of this event. Grazie a tutti. Thank you very much. Grazie a Paolo Podiche, che ovviamente avremo modo di coinvolgere qui sul palco in quelle che sono le premiazioni ufficiali che abbiamo anche ovviamente voluto scalettare per venire incontro alle esigenze di chi, come il gruppo svedese, dovrà partire con il primo volo. E allora, Ardingo, partiamo con... We can start with the award ceremony for the Barebow Woman. Arco nudo femminile. A premiare sarà il vicepresidente mondiale della World Archery, Mario Scarzella, a consegnare il riconoscimento da parte degli arcieri Torres di Sassari, Giovanni Bonanni, sostituto commissario delle Fiamme Azzurre. Per il bronzo, la svedese Lina Björklund. Third place and bronze medal representing Sweden, Lina Björklund. Medals are presented by the vice president of World Archery Federation, Mr. Mario Scarzella. The president of the organizing committee is presented by Giovanni Bonanni. Eccolo il simbolo degli arcieri Torres dedicato a questo mondiale, e Pier Giorgio Poddighe, presidente del Rotary Sardegna Lazio, consegnerà a tutti gli arcieri, partendo proprio da Lina Björklund, soltanto alla prima classificata. Ah, è un premio speciale dedicato a quello che è una campagna di sensibilizzazione che il mondiale ha voluto sposare insieme al Rotary e che è contro la polio, e questo sarà le World End Polio Now. Speriamo davvero di raggiungere questo risultato. Bronzo per Lina Björklund dopo uno shoot-off emozionante. La medaglia d'argento è per Jessica Nilsson. Representing Sweden, a silver medal for Jessica Nilsson. Giovanni Bonanni a consegnare il riconoscimento degli arcieri Torres alla svedese Jessica Nilsson, medaglia d'argento nel arco nudo femminile, e l'oro e azzurro, medaglia d'oro per Gloria Villa. The world champion of women barebow is for Gloria Villa from Italy. Da parte di Giovanni Bonanni il riconoscimento a Gloria Villa, alla quale va il Award End Polio Now da parte di Pier Giorgio Poddi, che è presidente del Rotary, perché anche grazie a questo mondiale la campagna contro la polio è sicuramente stata un vantaggio. Siamo a tanto così dal raggiungere la polio zero in tutto il mondo. Grazie Pier Giorgio. And now, dear guest, please stand for the national anthem of Italy. L'inno nazionale dell'Italia.
Congratulazioni allora alle tre medagliate nella categoria arco nudo femminile: Gloria Villa, Jessica Nilsson, Lina Björklund. Foto di rito per le tre protagoniste di questo mondiale 3D, e noi siamo già pronti a passare alla premiazione della competizione a squadre. Partiamo da quella femminile. Sul podio Svezia, Francia e Italia. The award ceremony for the women team. A consegnare i riconoscimenti il sindaco di Sassari Gianfranco Canau e Josep Gregory. Medals are presented by the mayor of Sassari, Mr. Ganau. The present is presented by Mr. Josep Gregory. Terzo posto, medaglia di bronzo per Lisa Soderstein, Viola Antman, Jessica Nilsson, la Svezia. Bronze medal, Lisa Soderstein, Viola Antman, Jessica Nilsson, Sweden. Terzo gradino del podio per la Svezia. Second place and a silver medal. Chantal Porte, Sophie Cluse, Deborah Coupro, la France. France. Argento per la Francia. E primo posto, titolo mondiale, medaglia d'oro per Sonia Bianchi, Giulia Barbaro, Cinzia Noziglia, l'Italia. World champion with Sonia Bianchi, Giulia Barbaro e Cinzia Noziglia, gold medal for Italy. E allora Gianfranco Ganau consegna la medaglia di bronzo per la Svezia. E allora Josep Gregory consegna la medaglia d'argento per la Francia. Medaglia d'oro Mondiali 3D di Sassari, consegnata dal sindaco Gianfranco Ganau per l'Italia. World Champions, Sonia Bianchi, Giulia Barbaro e Cinzia Noziglia. Italia che scalza dal tetto del mondo la Francia, campione del mondo uscente, titolo per la squadra azzurra, ed è il momento dell'inno tricolore, l'inno d'Italia. The National Anthem of Italy. Congratulations to
the medalist of the women team. E allora, foto di rito per le tre nazionali sul podio. Stringetevi, davvero una bellissima competizione. La medaglia d'oro per l'Italia, argento per la Francia, bronzo per la Svezia. Grazie ragazze, congratulazioni. Thank you very much and congratulations again for your medals. E noi passiamo tra poco alla premiazione della competizione a squadre maschile. Anche qui c'è stata davvero una splendida finale. A consegnare i riconoscimenti Paolo Poddi, che è presidente del comitato organizzatore, e Janet Allund, direttore tecnico della manifestazione. Delegato tecnico del mondiale, per la precisione. Li attendiamo qui con noi. Le tre squadre sono... Third place! No, the three teams, sorry. Spain, Hungary, Denmark, the medal list of men team. E allora un grandissimo applauso ai protagonisti. Ecco le medaglie. È medaglia di bronzo per la Spagna con José María Rodríguez, José Luis Iriarte Larrumbe e David García Fernández. The bronze medal, third place for the Spain. A consegnare la medaglia Paolo Poddi, che è bronzo per la Spagna. Consegniamo subito la medaglia ai tre grandi protagonisti della finale per il bronzo, superata l'Italia nella gara che ha consegnato questa medaglia a García Fernández, Iriarte Larrumbe e Rodríguez. Medal are presented by Mr. Paolo Poddi, the president of the organizing committee, and the president of the organizing committee is presented by Mr. Kenneth Allund, the technical delegate of the World Archery. Kenneth Allund consegna la medaglia d'argento. Sorry, my mistake. All'Ungheria, Janos Zedlar, Josef Molnar, Ferenc Molnar. Silver medal for Zedlar, Molnar, Moller, Hungary. Argento per la nazionale ungherese. And now the first place, the gold medal with Stig Andersen, Tom Oberrask Nielsen and Klaus Larsen, the world champions, the team of Denmark. Medaglia d'oro alla Danimarca. Nuovi campioni del mondo. Paolo Poddighe a consegnare la medaglia d'oro a Stig Andersen, Tom Nielsen, Klaus Larsen. Succedono alla Francia, che aveva vinto due anni fa in Austria il titolo. Medaglia d'oro per la nazionale danese. E allora tutto pronto per l'inno nazionale della Danimarca. The national anthem of Denmark. And congratulations for the World Champions 2013 3D. Congratulazioni alle tre nazionali, davvero Spagna, Ungheria, Danimarca sul tetto del mondo nella competizione a squadre. E anche per esigenze di voli e di rientro abbiamo
in questo caso anticipato le premiazioni, riprendiamo il percorso, perché se abbiamo aperto con l'arco nudo femminile, completiamo nella categoria in campo maschile con il podio del Barebow Man. A consegnare i riconoscimenti il consigliere della Fitarco Stefano Tombesi e il vicepresidente nonché assessore allo sport della provincia di Sassari, Lino Mura. And we welcome now the medalist of the Barebow Man. Eccoli Stefano Tombesi e Lino Mura, insieme a loro i tre protagonisti della categoria arco nudo maschile, ed è medaglia di bronzo per il ceco Richard Kokurek. Bronze medal from Czech Republic, Richard Kokurek. Argento per Giuseppe Seimandi. And a silver medal representing Italy, Giuseppe Seimandi. E medaglia d'oro per lo spagnolo David Garcia Fernandez. And the world champion representing Spain, David Garcia Fernandez. Stefano Tombesi a consegnare le medaglie, partendo dal bronzo per il ceco Richard Kokurek, mentre sarà Lino Mura a consegnare il riconoscimento da parte del comitato organizzatore. Pier Giorgio Poddiche a consegnare alla medaglia d'oro David Garcia Fernandez il riconoscimento, l'award and polio now. And dear guest, please stand now for the national anthem of Spain. E allora congratulazioni ai tre protagonisti dell'arco nudo maschile, Richard Kokurek, Giuseppe Seimandi, David Garcia Fernandez. Congratulazioni ragazzi. And congratulations for the medalist of the Barebow Man. Bellissima competizione anche in questa divisione, e noi siamo pronti a parlare di arco istintivo, partendo dal femminile con le tre protagoniste del podio, che saranno premiate da Antonio Conti, direttore generale dell'assessorato allo sport della regione Sardegna, e Gianfranco De Gesu, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria qui a Sassari. And we welcome now the medalist of Instinctive Women. Third place and bronze medal representing Spain, Immaculada Jimenez Garcia. Medaglia di bronzo per la spagnola Jimenez Garcia. La medaglia consegnata da Antonio Conti e il riconoscimento della società Arcieri Torres, organizzatrice di questo mondiale, consegnato da parte di Gianfranco De Gesu. Bronzo per la spagnola Jimenez Garcia. Secondo posto e medaglia d'argento per la norvegese Nina Andrea Standerholen. Second place and the silver medal representing Norway, Nina Andrea Standerholen. Sempre Antonio Conti a consegnare la medaglia d'argento, e Gianfranco De Gesu a lasciare il ricordo da parte della
città di Sassari, della città di Alghero, della Sardegna, a quelli che sono stati i grandi protagonisti di questo mondiale. And the gold medal and the world champion representing Austria, Christian Ocenasek. Si è confermata sul tetto del mondo l'austriaca Christa Ocenasek, medaglia d'oro, world champion. Ancora da parte di Antonio Conti la consegna della medaglia del metallo più prezioso per questa grande protagonista del Mondiale 3D qui in Sassari. Da parte di Gianfranco De Gesu il ricordo di Arcieri Torres e Pier Giorgio Poddighe a consegnare Land Polio Award Now, eccolo. Questo è il podio dell'arco istintivo femminile, medaglia d'oro per la Ocenasek, l'inno dell'Austria. The national anthem of Austria. And congratulations to the medalist of Instinctive Women. Congratulazioni, vogliamo farla la foto insieme ragazze? The photo? All together? Yeah. Picture. Immaculada Jimenez Garcia, Nina Andrea Standerholen, Christian Ocenasek. Questo è il podio dell'arco istintivo femminile. And thank you very much. In campo maschile c'è stata una straordinaria doppietta austriaca, un podio che ancora una volta ha confermato un campione del mondo in carica, un podio internazionale. Allora direi che è l'occasione migliore per richiamare qui con noi il vicepresidente della World Archery Mario Scarzella e il presidente del comitato organizzatore Paolo Poddi, che saranno loro a consegnare i riconoscimenti nell'arco istintivo maschile. And we welcome the medalist of Instinctive Men. Third place and the bronze medal representing Italy, Giuliano Faletti. Medaglia di bronzo per Giuliano Faletti. Ed è proprio Paolo Poddighe a consegnare quello che è il riconoscimento che gli Arcieri Torres e la squadra straordinaria che insieme a Paolo ha lavorato per questo mondiale ha voluto creare a ricordo della manifestazione. Terzo gradino del podio per l'Italia, i primi due sono tutti austriaci, una finale davvero palpitante, un derby. Il secondo posto, la medaglia d'argento alla fine per Alexander Parcisek. Second place and the silver medal representing Austria, Alexander Parcisek. The first place, the world champion representing Austria, the gold medal is for Wolfgang Ocenasek. Medaglia d'oro Wolfgang Ocenasek per l'Austria. E anche al campione del mondo austriaco il riconoscimento firmato Rotary in questa iniziativa
voluta con il comitato organizzatore, le World End Polio Now. Sì. Okay. Ed è il momento dell'inno ancora per l'Austria. The National Anthem of Austria. Congratulazioni ai protagonisti di questa sfida nell'arco istintivo maschile. Con cera in forza alle fiamme azzurre, Monica Spanetta invece a consegnare il riconoscimento firmato Arcieri Torres Sassari. And second place and the silver medal representing Italy, Sonia Bianchi. Argento per un'altra azzurra, Sonia Bianchi. E medaglia d'oro per la francese Deborah Coupron. First place and gold medal, the world champion representing France is Deborah Coupron. Da parte di Monica Spanetta il riconoscimento per far ricordare alla neocampionessa del mondo francese gli Arcieri Torres, e da parte di Pier Giorgio Poddighe il premio End Polio Now Award, perché lo ricordiamo, questo mondiale 3D di Sassari ha sposato la causa contro la poliomielite. Mancano ancora pochi passi, ma insieme potremo farcela per chiudere e dire basta con questa malattia. E allora siamo pronti per celebrare questo podio e ovviamente la vincitrice di campionessa del mondo, l'inno della Francia. The National Anthem of France. And congratulations again to the world champion representing France, Deborah Coupron. Gianfranco Ganao, io vorrei che mi raggiungesse, perché mentre facciamo la foto sul podio di queste tre protagoniste, io vorrei chiedere al sindaco di Sassari, visto che chiudiamo questo mondiale fantastico proprio qui in questa magnifica location, un saluto, ma soprattutto così un bilancio personale
di un evento, di una manifestazione che davvero ha portato la vostra città al centro del mondo? Io non posso che essere orgoglioso di aver ospitato questo mondiale e devo ringraziare dalla federazione internazionale, quella nazionale, quella regionale, l'amico Paolo Poddighe, tutti i volontari che hanno collaborato e tutti quelli che si sono dati da fare per ottenere questo risultato, e non posso che augurare alla prossima. Grazie Gianfranco Ganao. I'm very proud to have all of you here to have host this championship, and I was to say thank you to all the people that work for the championship, starting from Mr. Paolo Poddighe, all the volunteers, all the staff, and I can only say see you next time. Grazie a Gianfranco Ganao. Questo ovviamente è un arrivederci. Lo aveva detto anche dopo l'Europeo del 2010, è stato di parola. Eccoci qui dopo 3 anni con un mondiale. Un mondiale reso possibile dall'impegno di tanti, li abbiamo visti, li abbiamo apprezzati, conosciuti in questi giorni, e tra loro ovviamente vorremmo che arrivasse per l'ultima premiazione il presidente degli Arcieri Torres di Sassari, Bruno De Rudas. Sarà lui a consegnare i riconoscimenti insieme all'assessore alle finanze del comune di Sassari, Nicola Sanna. Eccoli qui entrambi, è la premiazione del compound maschile. We welcome now the compound men medalist. Eccolo il podio del compound maschile, l'ultima premiazione di questa straordinaria giornata, a partire dalla medaglia di bronzo per il danese Stig Andersen. Third place, representing Denmark, Stig Andersen. La medaglia di bronzo consegnata da Nicola Sanna e ovviamente da Bruno De Rudas, proprio il riconoscimento che con i suoi arcieri Torres ha voluto ideare per ricordare questo mondiale 2013. Second place and the silver medal representing Denmark, Josef Sikos. Medaglia d'argento per il danese Josef Sikos. Una finale davvero spettacolare, quella del compound maschile, con un grande protagonista che ha fatto l'amplen 4-11, 44 il suo punteggio, il massimo per questa grandissima finale. He couldn't do better, 44-44, the world champion representing United States of America, Dave Cousins. Medaglia d'oro, campione del mondo, Dave Cousins. Medaglia consegnata da Nicola Sanna e riconoscimento degli arcieri Torres, che rimarrà nella bacheca di un grandissimo campione come Dave Cousins, ed è il riconoscimento degli arcieri Torres. E anche con Dave Cousins speriamo di andare vicini a quello che è l'obiettivo di questa campagna di sensibilizzazione, The World End Polio Now, da parte di Pier Giorgio Poddighe. And we stand now once again for the national anthem of United States of America. L'inno nazionale degli Stati Uniti d'America. Riparte l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America. La foto di rito per questo podio del compound maschile
Dave Cousins con Josef Tsikos e Stig Andersen, i tre protagonisti di questa finale. Congratulazioni davvero, splendida finale per questo mondiale 3D. Grazie. Extremely sorry for the mistake in the Hampton, but we are not used to see Americans on the 3D championship. We hope that this is the first time and we are back again with us. Thank you very much, Cousin. La cosa più importante è la medaglia d'oro che ha al collo, direi, e dal sorriso è molto soddisfatto di averla conquistata. Congratulazioni a Dave Cousins, grazie ovviamente a tutti i protagonisti di questo podio, ma a tutti gli arcieri. Questa era proprio l'ultima premiazione, grazie di cuore. E noi vorremmo che qui sul palco tornassero il vicepresidente della World Archery, Mario Scarzella, Paolo Poddighe, presidente del comitato organizzatore di questo mondiale, perché come da statuto, insomma, siamo pronti proprio a chiudere la cerimonia con anche quello che è l'ideale passaggio di consegne della bandiera della World Archery. E allora Mario Scarzella qui sul palco con noi, insieme anche agli altri esponenti del comitato organizzatore, Paolo Poddighe in particolare, lasciamo la parola al vicepresidente della World Archery, Mario Scarzella. And now the vice president of the World Archery, Mr. Mario Scarzella. Thank you. Signor sindaco, autorità politiche, sportive, autorità militari, grazie. Grazie di cuore da parte della World Archery per questo campionato. Dear Mayor, dear authorities, dear military forces, thank you very much for all your job for this championship. Dopo quattro giorni lunghissimi di gara siamo arrivati al termine del campionato e vi devo dire fare i complimenti per prima cosa a tutti voi per il comportamento sportivo e per l'ottimo grado per i bellissimi risultati che avete ottenuto. After four very long days of competition, we reach now the end of the championship, and I want to congratulate with all of you athletes for the fair play and for the great sport results that you reached. Permettetemi però prima di ringraziare le autorità per il supporto che ci hanno dato, di ringraziare Kent per la sua disponibilità e la sua bravura come delegato tecnico della World Archery, ringraziare i giudici per il bellissimo lavoro che hanno fatto. And a special thank for Mr. Kenneth Hanlund as a technical delegate of the World Archery for his job, and to all the judges and referees that worked with us. E nel ringraziare anche gli sponsor, li abbiamo fatti sfilare prima, però vorrei ringraziarli di cuore per il supporto che ci hanno dato con la loro collaborazione per questo campionato. Grazie alle forze militari, siete stati bravissimi e l'applauso, primo applauso, credo venga fatto a voi. And thank again to the military forces with their representative that worked so hard in this day with us. Li ho lasciati per ultimo, a parte voi ragazzi che siete stati meravigliosi, li ho lasciati per ultimi. Però, come avevo già detto alla cerimonia d'apertura, non esiste nessun campionato, non esiste niente che non si possa fare se non tramite la collaborazione di quegli stupendi volontari che vi siete dimostrati per questo. Grazie. And I said already on the opening ceremony, I want to repeat, there is no championship, there is no event, nothing is possible without the work of the volunteers. E nel ringraziare tutto il team della federazione e no che ci hanno supportato, da Ianseo a tutti i collaboratori esterni, io vorrei chiamare qui vicino a me Paolo per dare a lui un piccolo segno di riconoscimento della parte della World Archery. E viene consegnato a Paolo, ma è per tutti voi, quindi grazie realmente Paolo e complimenti per quello che hai fatto. A special memory from the World Archery to Mr. Paolo Poddighe. In the name of the whole organizing committee. E con questo, mi dicono di aspettare, quindi non posso ancora dichiararlo chiuso. Di solito è il presidente Scarzella a finire con le sorprese, invece in questo caso ce n'è ancora una. Pier Giorgio Poddighe, so che vuole chiudere nel segno di questa campagna di sensibilizzazione contro la poliomielite che il Mondiale e Paolo hanno voluto sposare quando è nata l'idea due anni fa. E allora, da parte di Pier Giorgio Poddighe, il simbolo di questa battaglia che ovviamente ci auguriamo
possa essere vinta. Le World Stop Polio Now, eccolo qui. Ed è anche il simbolo del fatto che abbiamo vissuto un grande evento con tanti arcieri, un evento di sport, un evento anche di promozione di questo territorio, un evento che non ha voluto lasciare da parte anche una causa importante, una causa socialmente importante, e ha voluto dedicare visibilità a questa campagna. In bocca al lupo. E allora siamo veramente pronti per la chiusura. Allora dovrei dirlo in inglese, però preferisco dirlo in italiano. Dichiaro ufficialmente chiuso campionato del mondo 3D 2013 in Sassari. I officially declare closing the World 3D Archery Championship 2013. It's so short, yes. And now the organizing committee will give back the flag of the World Archery Federation that represent the event to the president Mario Scarzella. Eccola la bandiera della World Archery ammainata a conclusione di questo mondiale 2013. Arriva sul palco con dei rappresentanti delle Fiamme Azzurre che porteranno proprio a Paolo Poddi, che è presidente del comitato organizzatore, il simbolo di questo evento. Con grande gioia e anche un po' di tristezza ci salutiamo e chiudiamo questo evento che per una settimana ha tenuto insieme veramente tanti, tantissimi arcieri e amici, 240 atleti, più di 100 volontari, 50 tra tecnici accompagnatori, numeri importanti, più di 500 persone che hanno potuto vivere e apprezzare questo fantastico territorio, da Sassari ad Alghero al lago di Baraz, insomma una cartolina davvero fantastica per la regione Sardegna. Sta arrivando, ecco la bandiera che viene consegnata a Paolo Poddi, che è presidente del comitato organizzatore, che provvederà a riconsegnarla alla World Archery, rappresentata qui dal vicepresidente vicario Mario Scarzella. E questo è davvero l'ultimo momento del campionato, Michele. 4 giorni e finisce così. And now, in sign of respect for the organizing country, we listen for the last time the national anthem of Italy. Chiudiamo con l'inno nazionale dell'Italia. E non andate via perché non è ancora finita, abbiamo ancora un momento culturale. Abbiamo chiuso ufficialmente allora con Mario Scarzella e Paolo Podica, che ringraziamo di cuore.